Benvenuti in questo nuovo video. Finalmente facciamo un intro veloce che ci ho fretta di andare a pesca. Mare molto molto importante. Calcolate che segna 2 metri di onda. Se non sono 2 metri sono 1,80 m. E c'è qualche cavallone che diventa realmente impegnativo. 175-200 grammi come piombo. Innesco, dove lo trovo? L'ho messo per te. Eccolo qua. Questo è l'innesco di oggi. Seppia. Una seppia intera, amo, cash, e un flotterino ad 8 mm. Questi flotter, come sempre, li trovate sul sito. 8 mm, 6 mm per 1,6. Sono i super papà, comunque. E ci sono varie colorazioni, ovviamente. Gli ami, presto arriveranno anche questi ami che li sto testando da un bel po' di tempo. Sono davvero belli. Bracciolo da 45, sportenda 200 e via. Vi faccio vedere poi qualche nuovo accessorio per il cassone. Ma di questo ne parliamo dopo. Vi invito sempre ad iscrivervi. Iniziamo e speriamo bene che riusciamo a rimanere in pesca. La cosa che mi fa paura oggi principalmente è quella. Da aggiungere, ragazzi, praticamente il mare è stato talmente forte che ci sono i lastroni, quelli di calcestruzzo che si utilizzano per bloccare le boe al largo, che sanno arrivare. Niente da aggiungere, pauroso, c'è un mare che è fenomenale. Speriamo bene. Allora, si sta in pesca, ho fatto già il primo recupero, abbastanza sofferti, porto d'ora 20 minuti e il piombo poi inizia a rotolare. Da dire che è uno sportend, non è una piramide e quindi ci può anche stare. Quindi comunque stiamo andando. La canna, come vedete, è quasi del tutto ferma come vetta, quindi riesce. Sto pescando praticamente nel primo canale. Praticamente qui, dove metto il dito per intenderci. Quindi in quella frangenza. E vediamo un attimino. Ora metto l'altra canna che invece purtroppo ha una vetta un po' più morbida. E quindi adesso gli andremo a mettere uno spike da 150. Mal che vada, in emergenza anche lei 175 sportello, o in caso 200 direttamente. Qui me lo permetto perché lei comunque ha tanto fiato, quindi va bene. E vi faccio vedere anche l'innesco, come lo sto realizzando. Molto semplice, ma comunque ve lo faccio vedere. E stacco che ci sono gli elicotteri. Allora, nell'altra io ho messo un piccolo flotter da 8 mm come vi ho fatto vedere. Qua non ne mettiamo, quindi scegliamo una seppia dalla nostra confezione senza utilizzare la busta come. Eccola qua, questa qua mi sembra una bella dimensione. Come potete vedere, più o meno è la lunghezza dell'amo. Io come la innesco? La pungo prima sul lato. Ok. E faccio passare il filo. Poi la buco nell'altro lato. Ok, e la mettiamo di qua. Dopodiché molto semplicemente andiamo a fare un altro buchino di qua. Io ve lo faccio vedere lentamente, ragazzi, ma in realtà in innesco ci vogliono pochi secondi. E infine quello da fare da quest'altro lato lo buco, ok, e mi calcolo la lunghezza dell'amo per poi poterlo far uscire direttamente dalla testa. Adesso vi faccio vedere. Più facile a farsi che a dirsi, ragazzi.
Una volta che avete bucato là, che diciamo quella è la parte dura, quella del muscolo, eccola qua, che poi in realtà non è muscolo, ma comunque la parte diciamo più carnosa, vole. Tiriamo con delicatezza quanto serve. Eccolo qui, ecco l'innesco, ragazzi. Un amo, i tentacoli ovviamente questi qua noi li liberiamo per quel che si può, ma tanto si romperanno durante il lancio. L'amo esce dalla testa, quando il pesce mangerà, mangerà e si troverà con l'amo ben esposto. Senza nulla, l'osso di seppia farà tutto da sé. Ovviamente questo potete farlo soltanto con seppie fresche, non roba congelata. Scusate che non mi vedo, ma è complicato. Allora ragazzi, vi faccio vedere queste due piccolezze. Non so se chiamarle novità, comunque sono cose che potrebbero interessarvi. Eccole qui. In pratica cos'è? Sono dei portaruzzole e dei portapiombi. Li sto sistemando i travi così da farveli vedere già belli sistemati. Ecco qui. Allora, piombi, portapiombi. Ora io ovviamente l'ho fatto, l'ho messo delle semplici farfalle, non ha senso. Comunque l'accessorio è questo qui. Voi bastate mettere dei piombi, potete mettere le piramidi. Questi sono spike, piombi a ogiva, quindi tournament. E così avete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 piombi. Ora ovviamente potete mettere anche due strisce, se molti clienti hanno messo una striscia qua e una attaccata qua. Molto comoda, io l'ho messa così. Chi la può mettere con i bulloni? Io ho preferito metterla così perché poi da qua io ci metto vari accessori, ci posso attaccare, agganciare. E non si muove più, ragazzi. Non si muove più. Questo invece, ragazzi, è il portaruzzolo. Le ruzzole vanno messe d'incastro, quindi praticamente così, niente di innovativo. Si agganciano tranquillamente. Voi le prendete e le inserite. Stop, dovete prenderle e la prendete. Ovviamente in questo caso solo ruzzole da 1,5 di spessore come diametro. Ci vanno 2, 4, 6, 8, 10, 12 ruzzole. 12 ruzzole per chi vuole una striscia. In questo momento stiamo lavorando per fare tutto il pannellino. Ripeto, non è niente di nuovo. La cosa nuova, bella, è che è un materiale duro, bello duro, come potete vedere. Non a caso è lo stesso materiale di questo, dei piombi. Quindi un materiale duro, non si deforma. E quindi il discorso principale è che non deformandosi, ragazzi, dovete ragionare su un aspetto.
non si deforma, non si rovina, è leggerissimo, perché esistono le griglie da attaccare sotto al cassone, ma sono pesanti. Invece questo prodotto è leggerissimo, si incastra e soprattutto è personalizzabile, quindi voi cosa potete fare? Forarlo, lavorarlo, metterci accessori, metterci agganci, quindi è molto personalizzabile come prodotto. Infatti sto pensando di vendere i pannelli nudi, da ognuno poi ci fa i propri lavori. È un materiale prodotto dal sughero, quindi possiamo dire che è sughero, quindi ha zero impatto ambientale perché comunque è un prodotto naturale. Noi ovviamente lo dovremmo verniciare, lo verniceremo per fare l'effetto nero come potete vedere, o comunque su richiesta. E ci si possono comprare o le strisce portaruzzole, tipo uno come me che va a pesca, 12-13 ruzzole bastano, e 12-14-15 piombi bastano. Per i caristi invece esiste il pannello da sotto top box ed è un'altra storia. Diciamo che è una soluzione per sfruttare quella parte morta. Ma ripeto, noi potremmo fare anche mezzo pannello con due strisce di ruzzole, quindi 24-25 ruzzole, e poi la parte superiore metterci gli agganci portachi e così via. Chiaro? Quindi sono piccolezze che comunque possono farvi piacere. Li troverete presto sul sito www.surfcastingloioni.it. Ma scusate il sole, ma mi fa impazzire. Ho dimenticato gli occhiali da sole. Ma comunque per i preordini su WhatsApp, come sempre, il numero lo trovate sempre sul sito, quindi tranquillamente lo potete vedere. No, allora, purtroppo si sta facendo sentire, si sta facendo sentire tanto le condizioni mari, ragazzi, perché le canne comunque tendono a spingere molto, per intenderci. Vedete, la quella di destra è una cima riportata, quella di sinistra è un full carbon. Vedete come lavora meglio il carbon rispetto alla cima riportata con questo mare? Esatto, questo è il problema. Vedete? Vedete, vedete, vedete? Soffoca proprio la vetta, eh? E comunque c'è forte corrente. Sto pescando a terra, cioè a 10-15 metri, ma comunque c'è corrente. Proverò a via di mezzo tra un canale e l'altro, vediamo cosa succede. Ma veramente proibitivo. Quasi del tutto proibitivo, forse era più da domani, però avevo paura che scendesse troppo e invece mi ha fregato. Questa è la verità. Comunque.